لك السلامة في رحلتك. Basim! Sapevo che eri tu. Non sei solo ad avere un'ottima vista. Dimmi, Tabid, hai riempito le strade di occhi e di spie? È questa la vita del Rafik. Senza le mie conoscenze, dove saremmo ora? La conoscenza è uno strumento, un'arma. Può fare del bene o del male. L'ordine se ne serve per fare del male. Che cosa hai scoperto? La corruzione avvolge la casa della sapienza. Stanno usando un libro antico per costruire un oggetto maligno. Ho sentito delle voci su quel marchingegno blasfemo. Lo chiamano la grande opera. L'ordine fa esperimenti sulle persone. Mortali. Per ora li ho fermati. Ma c'è qualcuno di nome Al-Rabisu che trama nell'ombra alla casa della sapienza. Hai una vaga idea di chi possa essere Al-Rabisu? Ho dei sospetti sul gran sapiente, Fasil Fahim. Quel vecchio cadente! Gli indizi mi portano a crederlo. Potrebbe essere. Presto la Casa della Sapienza ospiterà un grande simposio. Un raduno informale di studiosi. Lezioni, banchetti e discussioni. Ci sarà anche la grande Arib. Va e scopri chi è questo Fasil. Ma trattieni la tua lama al simposio. Non è tempo di rivelare la nostra presenza. Ma se Fasil è colpevole ed è solo, allora dovrai colpire. Però devi esserne certo. Agirò solo se ne sarò certo. Questo. Io questo l'ho già visto. È ciò che avevi intenzione di mostrarmi? Sì. Mi ricordava l'oggetto che abbiamo trovato al palazzo. Che cos'è? Un disegno in un antico libro. C'è qualcosa che mi stai nascondendo. È meglio che tu non sappia ciò che accade nei luoghi più segreti. Perché? Perché non lo sai neanche tu? Perché, come dice Derwish, a volte è meglio non conoscere le verità che si celano nei nostri doveri. La verità, Basim, è che hai già tutto qui, davanti a te. Ma ti rifiuti di guardare. Questo riguarda te. Ha sempre riguardato te, fin da quella notte. Io ho giurato, Nihal, di cambiare vita e di percorrere la via delle ombre. Allora forse un giorno troverai la luce. Ma fino ad allora, io ti seguirò sempre, ovunque tu vada, affinché tu non dimentichi ciò che sei. È una minaccia? Io non lo so. Siete tutti benvenuti nella Casa della Sapienza, autentico centro culturale di Baghdad e del mondo intero. Io sono Fasil Fahim al-Kemsa, guida della Casa della Sapienza, saggio tra i saggi. Oggi vi sconvolgerò con quelle che vi parranno blasfemie oltraggiose. Non temete, brava gente. Nonostante la vecchiaia, ho una mente molto lucida. Oggi vi parlerò di misteri, di creature di un'epoca antidiluviana. Le antiche profezie non parlano forse di giganti vissuti prima del diluvio che rinnegarono Allah per adorare idoli pagani? Non credete che tali creature abbiano potuto costruire opere meravigliose andate perdute.
Zahara e Hassan sono morti, uccisi dalla lama di un sicario. Sono morti? Saidi, vi esorto a mettervi al sicuro. Vi prego di scusarci, ma la lezione è conclusa. Vi invito a esplorare le molte sale della Casa della Sapienza. Ti fai chiamare il Gran Sapiente, Fasil. Tu che bruci libri sperando che il fumo nasconda i tuoi crimini. Quanta gente hai sacrificato per la tua sete di conoscenza? Quanta gente hai usato, distrutto e abbandonato in nome della scienza? Ora ti nascondi nella Casa della Sapienza, un luogo che hai corrotto. Ma io ti troverò e reclamerò giustizia per tutte le persone di cui hai abusato per la tua grande opera. Tu sei nuovo, non è così? Perché non ti riconosco. Ti hanno promesso dell'oro quando ti sei offerto, vero? Non importa. Ciò a cui assisterai vale più di ogni ricchezza. Non avere paura. Hai paura? Ecco la mia grande opera. Io la chiamo Al-Ruh. Ti condurrà in un viaggio verso un altro mondo. Perché in questo mondo lasciatoci dai primi esistono tanti stolti, mi chiedo, e così pochi come me? La chiamiamo Casa della Sapienza, ma si fonda invece sull'insipienza. Poiché sotto la Casa della Sapienza giace l'antro dell'ignoranza e su questi oscuri segreti erigiamo le nostre filosofie. Il fine più alto è la scienza, il potere più grande è la conoscenza. No! No. E qual è? La giustizia. Forse il luogo è questo. Forse qui si trova la conoscenza assoluta. Non è come lo ricordavo. Oltre le porte. Sembrava più lucente. Ma alla fine non vediamo che l'oscurità. Basim ibn Ishaq. Come hai trovato questo posto? Facile. Ho seguito le tracce di sangue. Tu non dovresti essere qui. Parli mai con lui? A volte. Sì. Ma lui non risponde. Io sì. Noi ci siamo allontanati da quel giorno. Ma ciò che abbiamo visto là nel palazzo, questa luce, questi suoni, non puoi essertene dimenticato. Per me, Nihal, il passato resta nel passato. Così ieri sarebbe il passato.
E questo tuo djinn, quest'ombra immonda che ti avvolge nelle sue spire, è svanita anch'essa nel passato? No, è ancora qui. A volte, persino di giorno, sento il suo respiro sul collo. L'incubo sconfina nel mondo reale. O forse ne ha sempre fatto parte. È una parte della tua realtà, Basim. Anche io sono parte della tua realtà. Del tuo passato. Dimmi, mi abbandonerai? Tra i ricordi sepolti nel buio? Non lo farò. Ora, se tu inventassi uno spazzapolvere meccanico... Basim. È fatta. E come sono andate le cose? Temo che questa storia dovrà aspettare. La conserverò per uno dei nostri falò. Hai agito bene, amico mio. Devo tornare al mio lavoro. Sai che mi annoio facilmente. Grazie per ciò che hai fatto, Basim. È la verità. Hai agito bene. Un'ultima cosa. Arib, lei era coinvolta? Non che io sappia, ma dobbiamo restare vigili. Thank you.